Sto ascoltando il silenzio, è una zona stupenda qui nella Città delle Pietre, davvero fantastico stare immersi in questa natura selvaggia con questo silenzio, una bella esperienza lo slow ski. Ovvero uno sci lento, contemplativo, che lascia spazio all'ascolto, alla visione del paesaggio, anche di quello interiore. Un invito alla meditazione che da sempre la montagna favorisce. Bruel Cervinia ha così lanciato, tra le altre novità di quest'anno, l'invito allo slow ski. Nella zona servita dalla nuova seggiovia Pancheron, regno del freeski, dove la neve è sempre polverosa, e alla confluenza delle due nuove piste nere e della Rossa 24, rimodellata per questa stagione, inizia un itinerario studiato per favorire lo sciare senza fretta, ascoltando se stessi e il silenzio degli splendidi paesaggi. Per invogliare alle pause meditative, lungo il tracciato sono stati collocati alcuni punti di sosta. Ci sono poi pannelli esplicativi dedicati alla flora e alla fauna e in effetti non sono rari gli incontri con gli animali selvatici. Dopo la fatica sulle gambe della pista nera del Cervino, entriamo in un'altra pista nel regno dello slow ski, che non significa sciare piano, significa solo prendersi il giusto tempo per ammirare il paesaggio e per rilassarsi. Slow ski, lo sci senza tempo, c'è scritto. Lasciati trasportare dal silenzio della natura e dal lento trascorrere del tempo. Verissimo, fantastica Cervinia. La pista dedicata allo slow ski è situata in una spettacolare posizione proprio sotto la Gran Becca, come viene anche chiamato il Cervino, nella zona detta Città delle Pietre. Città delle Pietre perché è una storia molto molto antica. Queste pietre sono a dire il vero massi erratici, cioè massi portati dalla forza dei ghiacciai. Questo però si è scoperto molto tardi, quando è nata la glaciologia e quando è nata la climatologia storica, per cui prima ci si chiedeva come questi grossi massi potessero essere stati spostati e l'unica risposta erano delle divinità. Ecco perché tantissimi massi erratici in valle sono luoghi di culto dai tempi dei Salassi. Il nome vero sicuramente ormai è quello di Cervino, di sicuro nella storia ne ha avuti molti altri. In passato le montagne non interessavano e quindi i nomi venivano dati ai colli, alle zone che erano utili, ai pascoli o ai colli perché erano transitabili. Le montagne non interessavano, erano sedi di spiriti o luoghi comunque cattivi. Al massimo si andava per camosci o cristalli, ma solo fino a quel livello. Quindi probabilmente il nome è passato dal colle alla montagna e allora abbiamo molti, nelle antiche carte, molti nomi, da Silvius a Silvinus, diventato poi Cervinus con de Saussure e a questo punto spostato sulla montagna con Cervino. Lo slow ski è quindi la soluzione ideale per chi vuole riposare le gambe dopo le impegnative discese di Bruel Cervinia, ma anche semplicemente per sciare tutti insieme in completo relax. Certo che dopo tutte queste nere qui nella zona del Pancheron, anche la pista dello slow ski fa bene, non solo alla mente ma anche e soprattutto alle gambe stanche. Ci voleva proprio dopo tutte queste nere, ci riposiamo un pochettino a fine giornata con il Cervino alle spalle, che è la cosa più bella della zona.
Rimanendo in tema di famiglie, quest'anno a Bruil Cervigno, nella zona di Plamaison, è stato creato anche lo Ski Garden, una struttura servita da un tapis roulant con tante figure e attrezzature perfette per avvicinare i bambini allo sci in modo sicuro e divertente.